Allora, buonasera a tutti, grazie al professor Corti per avermi dato la parola. Sappiamo che le fasi che il PPR individua per l'adeguamento dei PUC al piano paesaggistico regionale sono complessivamente quattro. Questa è stata la suddivisione che è stata data. Una prima fase è quella del riordino delle conoscenze, che prevede l'organizzazione di database e di cartografie secondo una sequenza ben precisa e unificata. Poi c'è la seconda fase, il riconoscimento dei paesaggi, quindi la domanda e infine le regole. Nel riordino delle conoscenze ci troviamo davanti ad una serie di informazioni che vengono raccolte in maniera sistematica e uniforme. Rientrano tutte in un formato GIS che consente poi una lettura più articolata ed una più facile gestione delle informazioni sul territorio. E consente anche di seguire già in partenza una strutturazione delle informazioni tale da poter favorire poi le mosaicature degli stessi piani. Qui vedete rappresentati i 36 comuni che costituiscono i cosiddetti comuni pilota. Inizialmente dovevano essere soltanto 4, o al massimo 8, uno per ogni provincia. Poi c'è stata un po' una corsa da parte di diversi comuni a partecipare a questo studio collettivo, a questa elaborazione in corso, per cui il numero è cresciuto a dismisura fino ad arrivare appunto a 36. 36 sono i comuni, ma i livelli diciamo, di approfondimento dei lavori sono molto diversificati tra loro. Questa grossa quantità di persone, di amministrazioni, di informazioni ha comportato una organizzazione abbastanza capillare per lo scambio delle informazioni. Quindi anche le comunicazioni tra i gruppi di lavoro sono state, diciamo, si sono affiancate, si sono appoggiate alle strumentazioni oggi disponibili, quindi per facilitarne il compito si sono utilizzate le comunicazioni internet e intranet. Ogni comune ha un cospicuo gruppo di lavoro composto dalle diverse professionalità, come già sapete. Qui abbiamo rappresentato i contatti che sono stati sviluppati con queste amministrazioni comunali. Sono complessivamente circa 1.100.000, poco più. Abbiamo inserito dentro anche i contatti telefonici, ma come vedete sono una minima parte. La stragrande maggioranza dei contatti avviene in sede, quindi con riunioni dirette, spesso che occupano un'intera mattinata o giù di lì, e quindi sono particolarmente proficue e approfondite. In questo grafico abbiamo rappresentato invece le fasi di avanzamento dei lavori. Come vedete, ci sono alcuni comuni che sono sicuramente molto più avanti rispetto agli altri. Vediamo qui Villasimius, Mago Madas, Aglientu. Poi c'è il grosso degli altri comuni che più o meno si attesta intorno al riordino delle conoscenze, completato oppure appena iniziato, a seconda dei casi. Soltanto in 3 casi, invece, i lavori non sono ancora iniziati, hanno avuto problemi, spesso di carattere amministrativo per la costituzione degli uffici del piano, e così via. Quindi, sono motivazioni, non tecniche. Vediamo quali sono i più frequenti, casi che ci vengono sottoposti. Per quanto riguarda l'assetto ambientale, uno dei casi più frequenti è questo. Adesso qui in questa immagine a sinistra, c'è un certo slittamento tra,
l'ortofoto è l'immagine vettoriale, ma questo è un problema geografico che si risolve. Sull'immagine a sinistra vedete come il tema del promontorio viene trattato dal piano paesaggistico regionale. Nell'immagine di destra vedete invece come il comune vorrebbe trattarlo, nel senso che è stato oggetto di dibattito, di discussione, è ancora aperta la discussione, nel senso che sicuramente non sarà questa la soluzione finale, però questo per far capire come, per quanto riguarda il perimetro esterno, ovviamente non ci sono problemi, ma il perimetro interno dà adito a diverse interpretazioni. Spesso la tentazione è quella di sovrapporre la parte, diciamo, gli aspetti pianificatori agli aspetti invece di lettura del territorio per quanto riguarda le sue componenti fisiche. Qui è evidente che quando parliamo di promontorio parliamo di un aspetto fisico ben preciso. Lo stesso problema si pone anche per le falesie, per le quali appunto il perimetro interno costituisce sempre elemento di approfondimento, di studio, di riflessione e di confronto. Quindi in questa immagine di destra vedete questa parte che è attualmente occupata da insediamenti, e che quindi nel concetto dei tecnici locali dovrebbe essere stralciata dal promontorio, ma questo non può chiaramente avvenire. Ci sarà un trattamento normativo particolare che terrà conto dell'esistente, ovviamente, però gli aspetti legati al paesaggio e alla costituzione appunto di questa particolarità dovranno essere tenuti in debita considerazione. Abbiamo nell'immagine di su la perimetrazione della pericolosità idraulica vigente e nell'immagine sottostante come il passaggio di scala dovrebbe approfondire i dettagli a scala comunale. In questo passaggio di scala dovremmo individuare anche le ulteriori aree potenzialmente soggette a pericolosità idrogeologica. A questo punto è chiaro che la normativa del PAI che il comune recepisce per le perimetrazioni vigenti, individua condizioni di tutela di aree potenzialmente pericolose all'interno delle norme tecniche di attuazione del PUC, fino all'approvazione della variante prevista appunto dall'articolo 37. Quindi questo è un altro tema che deve essere approfondito. Con l'assessorato all'industria abbiamo avviato alla fine, proprio gli ultimissimi giorni del 2007, un protocollo d'intesa che vede uniti gli sforzi dei due assessorati per la predisposizione di una carta geologica, diciamo tra virgolette, di carattere ispeditivo, nel senso che non è una carta geologica secondo i classici crismi, ma è una carta che interessa soltanto lo strato più superficiale della crosta terrestre, quella che in qualche modo può avere interesse ai fini urbanistici. In questo progetto si vuole utilizzare una serie di informazioni che già sono in possesso sia dell'assessorato dell'industria che della Progemise e di altri enti strumentali, a vario titolo sviluppati nel corso degli anni, in genere in prossimità di aree minerarie, di cave, eccetera, che hanno consentito una rapida elaborazione di queste tavole che vedete qui rappresentate. Il progetto prevede la copertura dell'intero territorio regionale, quindi con specifiche tecniche uniformi in tutto il territorio. Sono carte al 25.000 e che verranno consegnate ai comuni. Queste che vedete qui rappresentate sono già disponibili, anche se in via, diciamo, ufficiosa, e verranno in questi giorni rese disponibili già a questi comuni. L'attività di sportello che
ha visto la nostra direzione generale impegnata in questo lavoro con i 36 comuni pilota, ma non solo, perché tutti i comuni che ne fanno richiesta vengono affiancati per le tematiche specifiche e quindi possono usufruire del servizio di sportello. In questa carta vedete la quasi totalità dei comuni che ha completato l'attività ricognitiva dei beni paesaggistici, in particolare quella relativa alla perimetrazione dei centri matrice. Rimane soltanto una minima parte dei comuni e questa è, come vedete, aggiornata a ieri praticamente. Che cosa succede? Succede che il piano paesaggistico ha individuato un centro matrice derivante da una documentazione storica che è stata riportata sulla cartografia e il comune in sede di ricognizione verifica sul posto l'esistenza e il mantenimento di quei caratteri fondamentali che sono riconosciuti e quindi anche nel passaggio di scala cerca di rimodulare e di aggiustare quegli elementi che possono essere oggetto di contrasto. Si arriva quindi alla fase di copianificazione e in questa fase, con opportuna documentazione fotografica e altra documentazione a supporto, si arriva a definire il centro matrice così come copianificato tra le due amministrazioni. Qui abbiamo il comune di Aglientu. Ecco, centro matrice che, come sappiamo, nasce per sua stessa natura come altra cosa rispetto al centro storico. Poi è chiaro che nella fase di elaborazione del PUC in adeguamento i due concetti si sovrapporranno perfettamente. Qui abbiamo sempre, nel caso di Aglientu, la scheda che è allegata alla determina che modifica sostanzialmente quindi la perimetrazione originaria del PPR per quanto riguarda appunto il centro matrice. Oltre al centro matrice del centro urbano si assommano anche quelli sparsi nell'agro. Qui ovviamente, essendo in Gallura, abbiamo la presenza degli stazzi e quindi ciascuno degli stazzi viene riconosciuto, riperimetrato se del caso, è inserito tra i beni paesaggistici. A questo si affianca poi un'altra serie di ulteriori informazioni molto dettagliate con degli abachi che interessano le tipologie, le aperture, i particolari architettonici, le tecniche costruttive e quant'altro. Il mosaico viene quindi catalogato, ogni bene viene catalogato, classificato e inserito nel database che ne riassume tutte le caratteristiche e che diventa una base documentale fondamentale per il PUC. In base al protocollo d'intesa col MIBAC, i beni paesaggistici di carattere storico culturale in particolare sono soggetti a due livelli di tutela, cioè viene individuata una prima zona di tutela integrale e poi una fascia di tutela condizionata. Questo rappresenta in particolare che cosa? Rappresenta un metodo di approccio al problema, in cui qui vedete nell'esempio individuato il primo perimetro che scontorna perfettamente l'area interessata dall'oggetto in sé e poi attraverso una procedura che adesso vedremo si individua la seconda fascia per la quale è necessario seguire determinate cautele nella trasformazione del territorio. Le procedure sono metodologicamente abbastanza simili, sia che trattiamo di beni paesaggistici urbani sia che trattiamo di beni paesaggistici che sono nell'area extraurbana. Vengono individuati dei fondali scenici per quanto riguarda in particolare la seconda fascia,
che costituiscono poi quell'elemento di supporto sul quale andare ad appoggiare il confine per una lettura corretta e quindi per l'individuazione dell'area di pertinenza. Quindi abbiamo in sintesi che il primo perimetro è definito tracciando l'ingombro fisico del bene, mentre il secondo perimetro è definito facendo alcune considerazioni di tipo percettivo, sui fondali scenici e di altro tipo, per esempio sulla morfologia del territorio, sull'uso del territorio e così via. Qui abbiamo adesso una serie di sequenze in cui sono rappresentati dei casi di beni paesaggistici con le loro aree di pertinenza individuate con questi criteri. Tutte queste sono poi state raccolte in queste schede e condivise con le amministrazioni comunali competenti. Ecco, qui abbiamo l'esempio di prima con a fianco i dati legati al database, quindi c'è una documentazione fotografica che è di supporto per la metodologia e quindi l'individuazione della seconda fascia per la tutela condizionata. Passiamo adesso agli aspetti legati all'assetto insediativo, che molto spesso sono di questo tipo, cioè la semplice trasposizione di scala porta a delle letture incongrue, nel senso che ci sono ovviamente degli errori perché i perimetri riportati in maniera così meccanica vanno a tagliare delle proprietà o addirittura degli edifici, e quindi questo passaggio deve essere fatto con le opportune correzioni così come appunto si chiede. Ecco, in questo caso vediamo che la differenza è ancora più macroscopica e quindi la lettura deve essere fatta supportando il tratto con i fatti e con i documenti amministrativi che lo compongono, tipo appunto la perimetrazione dei piani attuativi oppure la lettura a seguito di analisi territoriali che tiene conto degli elementi fisici presenti sul territorio e che costituiscono elemento di chiusura di questi tematismi. Qui vediamo un caso in cui dall'edificato recente si arriva al completamento con l'inserimento di piani attuativi già approvati e quindi le aree che apparentemente erano libere poi di fatto risulteranno impegnate perché magari costituiscono pertinenze o cessioni o completamento di piani attuativi già in atto. In questo caso per il C2 inseriamo anche quei piani, quelle aree che sono oggetto di pianificazione spontanea, o meglio di edificazione spontanea priva di pianificazione, e poi le espansioni in programma, questa nella fase finale di elaborazione del PUC. Per quanto riguarda invece gli insediamenti turistici, è chiaro che il PPR ha perimetrato le aree edificate così come si presentano dalle ortofoto e dalla documentazione di rilievo dell'esistente, senza tener conto delle aree di cessione che invece sono oggetto appunto di pianificazione e che quindi devono essere incluse correttamente nella fase successiva di predisposizione del PUC. Anche qui abbiamo gli stessi problemi di scontorno della previsione del PPR e quindi del passaggio di scala con i limiti amministrativi consentiti. Si vede? Sì, poco, ma si vede. Abbiamo con F1 insediamenti turistici pianificati che quindi vengono riportati, poi gli insediamenti turistici spontanei, per ultimo i campeggi e poi abbiamo le nuove aree turistiche che non saranno qua nell'esempio specifico, ma dovranno essere, secondo la norma del PPR, contigue col centro urbano. Un caso preso ad esempio è quello del comune di Tortolì. In questa sequenza fotografica vediamo come il centro urbano si è sviluppato negli anni
e qui mettendo a confronto la prima con l'ultima foto, vediamo che in realtà non c'è stata una grande espansione, non c'è stata una grande occupazione territoriale, ma c'è stato più che altro un consolidamento all'interno della trama già urbanizzata. È anche vero che stiamo parlando però di un periodo che va dal 92 al 2000, dal 94 al 2006, ovvero un periodo già coperto da PTP, legge salvacoste e quindi PPR. Qui vediamo come il centro urbano è stato classificato e qui vediamo il confronto. Ecco, qui c'è da fare una considerazione. Nell'immagine di sinistra vediamo gli insediamenti turistici come sono stati rilevati dal PPR e invece sull'immagine a destra come la gran parte di queste aree vengono proposte adesso in fase, siamo sempre in fase di discussione, quindi nulla di ancora definito, però è chiaro che la tentazione da parte dell'amministrazione comunale è forte, quella di considerare gran parte di queste aree non come insediamenti turistici ma come espansioni recenti. Questo evidentemente crea poi una serie di problematiche legate ai dimensionamenti, vuoi dei residenti fissi, vuoi del fenomeno turistico che deve essere studiato e quindi approfondito. Qui abbiamo i piani attuativi come vengono riportati con tutte le loro pertinenze, con le aree di cessione e le aree vincolate. Problematiche simili le troviamo sia per i PIP che per i piani di edilizia economica popolare e qui vediamo a sinistra il PPR come ha classificato queste aree parzialmente come aree di diciamo insediamenti produttivi e la punta inferiore come espansioni recenti, mentre il comune da una lettura più attenta e accurata ha stabilito correttamente di interpretare tutto come insediamenti produttivi. Idem per quest'altra area che vedete più in alto, dei nuclei e case sparse, che il comune ha studiato in maniera più dettagliata e quindi ha classificato in espansioni recenti e in edificato diffuso. Qui abbiamo ancora piani attuativi che vengono ripresi nella loro interezza. Diciamo che qua più o meno finisce la prima fase, che è relativa al riordino delle conoscenze. Questa è una semplice carrellata delle principali problematiche che si sono presentate. Il grosso dei problemi arriva invece nella seconda fase. Nella seconda fase, per la quale stiamo lavorando e presumo che nella settimana prossima riusciremo a mettere in rete le linee guida, questa seconda fase si tende normalmente a saltarla a pie pari, nel senso che i tecnici, la categoria dei tecnici, segue un processo logico di organizzazione che è abituato a fare in maniera assolutamente interiorizzata. Ecco, noi chiediamo invece che venga tutto esplicitato. Quindi dalla lettura delle carte del riordino delle conoscenze chiediamo che si estrapolino delle carte tematiche, delle carte di sintesi che opportunamente mirate al raggiungimento dei primissimi obiettivi che in qualche modo già da una prima lettura del riordino delle conoscenze emerge, possano darci quella chiave interpretativa che consente di avallare o di modificare questi approfondimenti. Quindi sulla base di queste carte di sintesi arrivare a stabilire gli obiettivi in maniera più concreta, con la definizione dei paesaggi locali, mutuando dagli ambiti di paesaggio del PPR e dagli indirizzi che il PPR fornisce agli ambiti di paesaggio locali. Ambiti di paesaggio locali che quindi devono rappresentare quel momento di
sintesi per un verso, ma anche di prima pianificazione, di primi elementi di pianificazione che poi dovranno tradursi nei passaggi successivi. In questo caso abbiamo visto che Villasimius era il comune forse più avanti di tutti. Ecco, qui il comune di Villasimius ha già elaborato questa prima fase, in cui ha suddiviso il territorio, o meglio ha riconosciuto nel territorio, attraverso quelle carte, quelle informazioni che abbiamo visto prima, l'ha suddiviso in sistemi territoriali. Questi sistemi territoriali si basano fondamentalmente sulle articolazioni geografiche, fisiche, ma anche sugli usi che il territorio ha. E quindi c'è questa prima articolazione che possiamo in qualche modo raffrontare agli ambiti di paesaggio costieri cui Villasimius fa riferimento. In questa fase c'è già, in questa perimetrazione, c'è già implicita una primissima idea di progetto per ciascuno di questi sistemi territoriali. Ne prendiamo uno in particolare e quindi vediamo che questo si articola a sua volta in componenti elementari di paesaggio che individuano gli usi distinti che vi sono al suo interno. Quindi abbiamo un'area urbanizzata, delle altre aree fortemente naturalizzate, eccetera. Alla fine, quindi, cosa possiamo dire? Che il comune ha individuato in questo caso i sistemi territoriali che rappresentano il funzionamento unitario del sistema stesso, mentre le componenti di paesaggio sono relative al sistema territoriale e individuano le singolarità funzionali. Quindi ad ogni sistema territoriale sono state associate le linee di indirizzo, come dicevamo prima, mutuando appunto rispetto alla procedura del PPR, e partendo dalle stesse linee di indirizzo del PPR le fanno proprie, traducendole in atti di pianificazione. Questo per il progetto di piano che appunto orientano e verificano le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili in un'ottica di compatibilità e di coerenza. Io per il momento avrei finito.